Questa è Radio Capodistria. Nel paese delle donne, un programma di Marisa Macchi. Chiudiamo con un po' di energia positiva da parte del nostro coach Giancarlo Fornei. E Lorella, grazie ancora. Grazie. E ti aspetto prossimamente. Assolutamente sì, buona giornata a tutti. Felici con il coach. La paura di fallire è una delle paure più forti dei nostri giorni. Se parli con le persone, quasi tutte hanno paura del fallimento. Dietro questa parola, fallire, si celano emozioni molto negative che impediscono alla maggior parte delle persone di provare a fare qualcosa, ancor prima di farla. È come se qualcosa le bloccasse e non ci provano, non tentano neppure. Anche tu hai paura di fallire e rinunci a fare le cose ancor prima di cominciare? Se lo fai, stai impedendo te stessa di poter tentare e magari anche di riuscire in qualcosa. Stai impedendoti di ottenere un risultato, una vittoria o anche soltanto di fare un tentativo. È vero, se ci proverai potresti anche fallire. Anzi, le probabilità che fallirai potrebbero essere elevate. Ma se non ci proverai, fidati di me, avrai sicuramente fallito. Allora, come ristrutturare questa parola fallimento e privarla del significato negativo che la società gli ha dato? Comincia a pensare che il fallimento non è poi così negativo, ma solo qualcosa di diverso, qualcosa che non ti aspettavi di raggiungere. Un risultato che certo non è quello che volevi, ma indubbiamente è un risultato. Come diceva Thomas Alva Edison, il fallimento è solo un risultato diverso. Adesso sai cosa non funziona e puoi modificare le tue azioni per arrivare al risultato che volevi. Inoltre, è bene che tu sappia che tutte le grandi donne del passato e del presente hanno avuto ed hanno ancora paura di fallire. Tutti hanno paura di fallire, ma quello che contraddistingue i grandi dai piccoli è che i grandi agiscono nonostante la paura. Dunque la tua parola magica è azione. Questo farà la differenza nella tua vita. Quindi, per favore, smettila di aver paura di fallire e comincia ad agire di più e datti paradossalmente qualche opportunità di fallire in più. Un abbraccio e alla prossima pillola motivazionale su Radio Capodistria.